Grazie Eccellenza. Per rispondere alla buttad del consigliere Valentini, nel senso che lui ha messo in cattiva luce probabilmente il concetto che ho espresso io di cultura cattolica. Io credo che il senso di cultura, nella più ampia accezione del suo senso, preveda che una cultura debba essere estremamente aperta anche al recepimento di altre culture. Allora, nel momento in cui vogliamo negare l'evidenza, ossia quello che ho detto nel mio intervento, il fatto che una cultura di stampo cattolico ha impedito anche l'iter normalissimo attraverso un'istanza d'arengo depositata l'8 di aprile del 2012, dove si chiedeva l'equiparazione e togliere la dicitura nella legge delle residenze sul moro uxorio. Allora io le ricordo che lei era al governo, quell'istanza era stata approvata, quell'istanza doveva avere una contezza per togliere tutti i paletti che prevedeva il moro uxorio. Quel moro uxorio non è stato tolto, anzi è stato trollato, come si dice oggi, nella verifica del moro uxorio solo a certe condizioni. Questo è un retaggio culturale, consigliere Valentini. C'è poco da fare, culturale, di una cultura cattolica che non era pronta ad dare diritti a tutti i cittadini, indistintamente dalla questione di genere, che siano maschi o femmine. Questa è la cultura, con la C maiuscola, dovrebbe avere un'ampia accezione, un ampio spettro poter recepire anche cose differenti da quelle, quelle che sono consuetudinarie. Allora, se la consuetudine di una cultura cattolica per 30 anni si è insinuata nel paese, è evidente, perché ribadisco, un'istanza del 2012 approvata da quest'aula consigliare, noi non eravamo presenti, ma un'istanza del 2012 non ha trovato contezza, appunto per quello che lei dice, in termini dispregiativi, cultura cattolica. Non è dispregiativo, è un dato di fatto, Valentini, è quello. Nel momento in cui non si fa il passo successivo per addivenire a una decisione che aveva preso il Parlamento anni fa, allora quello è un retaggio di una cultura. Tutto qua, voglio dire, però il problema non è neanche mettere le bandierine, il problema è evolversi. Allora, se il nostro punto di vista deve essere quantomeno la cultura europea dei paesi nordici per ciò che riguarda ogni tipologia di diritto delle persone, non uomini, non donne, persone, allora noi dobbiamo per forza divincolarci da quella cultura dispotica, questo lo dico io, che è stata imperante fino adesso. Però ripeto, è brutto dover sempre citare gli esempi storici che hanno comunque assoggettato il volere del cittadino prima, delle decisioni politiche successive, per poi camuffare tutto questo in qualcosa che può essere interpretabile. Allora, se dà fastidio parlare di certi argomenti alla politica, mi si consenta, non è la politica fatta per le persone questa.